Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Fatemi sapere se vi piace il mio nuovo modo di salutare, se non torno a quello vecchio. Comunque, a parte queste cose qua un po' che non c'entrano granché, passiamo subito al video. Vi ho già fatto, ho fatto vari video sul G4, abbiamo visto il software in modo molto approfondito, addirittura mezz'ora di video diviso in due. Lì ho voluto un po' farvi vedere nel minimo dettaglio, perché quando recensirò le stock based il software lo farò vedere brevemente. Poi ho fatto anche vedere come funziona il display, abbiamo visto qualche video, ho fatto vedere come girano le applicazioni social, quelle che si usano un po' di più, e poi abbiamo analizzato il comparto multimediale. Ora invece in questo video facciamo un po' un resoconto del G4, le varie caratteristiche e se è valido ancora tutt'oggi rispetto all'anno passato. Allora, per il display, come vi ho già fatto vedere, sì, è un Quad HD, che come sapete che una risoluzione così alta su un 5.5 pollici non è granché. Cioè, come display è bellissimo, però magari se fosse stato un Full HD sarebbe andato bene lo stesso, e magari la batteria sarebbe durata un po' di più. Però comunque, a parte questo, il display non ha nessun tipo di problema. Invece per le prestazioni anche qua nessun problema, è sempre fluido. Abbiamo comunque un hexa-core, abbiamo 3 giga di RAM, e quindi il tutto fa girare il tutto molto bene. Ogni tanto bisogna chiudere le applicazioni aperte, però in casi molto rari, e comunque magari in quei casi c'è soltanto qualche minimo rallentamento in più, nulla di che. Poi per quanto riguarda le foto e video, come sapete il G4 ha una fotocamera fatta davvero molto bene, che oltre ai 16 megapixel con il flash LED, la messa a fuoco laser, abbiamo anche il sensore di spettro di colore che regola i colori in base alle esigenze, quindi si hanno colori che sono più naturali possibili. Anche per quanto riguarda i video, che arrivano fino a UHD e non dà nessun tipo di problemi, sono davvero belli. Come vi ho detto, molti dei video su questo canale sono registrati dal G4, quindi guardate quelli. Quindi guardate quei video per rendervi conto di come registra effettivamente. Poi anche per quanto riguarda l'audio non ci sono problemi, anche durante le telefonate si sente bene e ci sentono bene. Poi per quanto riguarda il lancio, come vi ho già fatto vedere, è molto personalizzabile. Per essere stock ci sono un po' di temi, anche se non stravolgono l'interfaccia, però cambiano soltanto lo sfondo e le icone. E poi vi segnalo che comunque lo store è un po' lento a caricarsi. Ho visto anche delle recensioni del G5 e anche lì ci mette un bel po' a caricare. Proprio un problema dell'applicazione, non del G4 evidentemente. Per quanto riguarda i temi, poi se ne possono installare. Qua andando su tema ci sono un po' quelli che... Questi sono gli icon che ho scaricato, però andando qua su scarica apre lo store di LG e ci sono un po' di temi, alcuni sono anche carini. Per quanto riguarda l'uso, con la cover in pelle, anche se si scrosta, è davvero molto confortevole da tenere in mano. Poi i tasti dietro bisogna farci l'abitudine, però fare uno screenshot con questa combinazione di tasti è davvero molto comoda, e quindi alla fine ci si abitua in fretta ad avere i tasti dietro. Poi la nav bar con questi due tasti qua in più è davvero comodissima. Questo è per avere l'applicazione nel multi Windows, quindi è molto comodo. E poi comunque la cover in pelle attutisce anche un po' il calore in quei rari casi in cui diventa un po' caldo. Però comunque però dovete magari, se giocate mezz'ora, se registrate mezz'ora, oppure durante un boot loop, anche lì è mezz'ora che non si accende. Però non allarmatevi, i boot loop che ho avuto erano per causa mia, per qualche ROM che ho flashato che non andava bene.
non è per quel problema di cui si dice delle schede madri fallate. Sì, magari ci sono davvero, cioè, anzi, è sicuro che ci sono, però comunque magari il problema dipende dai modelli più vecchi rispetto a quelli più nuovi. Comunque sembra che la riparazione viene gratis e ci mettono 15 giorni. Comunque speriamo che a me questo problema non succederà. Adesso passiamo alle mie considerazioni. Quindi non è proprio un parere da recensione, però secondo me questo G4, che ora costa 280 euro online, è un telefono che è ancora validissimo, è potente, ha una buona fotocamera, un buon display. Unica cosa, la batteria, che di solito faccio sempre 4 ore di schermo, e quindi non è abbastanza per il mio uso, perché io lo uso quasi tutto il giorno il telefono. Magari qualche volta che uso un po' di più il computer o il tablet, riesco magari ad arrivare la sera, però di suo non riesco. Poi con Marshmallow consumo un po' di più. Invece, se voi provate l'Estoc Lollipop o qualche custom ROM come la Siano 13, vedete che la batteria dura un po' di più. Io comunque uso come moduli Exposed, Grainify e Amplify, però non è che fanno granché. Poi comunque, da tenere presente che, siccome ci tengo che le mie app mandino le notifiche, le app grainizzate sono davvero poche, quindi alla fine è come se non ci fosse. Che mi dà fastidio che poi apro l'app e ci sono 20, 25 notifiche, quando invece mi dovrebbero essere segnalate al momento in cui arrivano. Quindi, se voi fate un uso più leggero e le 4 ore le riuscite a distribuire all'interno di una nell'arco di una giornata, come altro mio vi va bene. Se siete come me invece, che lo usate molto di più, dovete puntare a qualche altro device. Come prestazioni, fotocamera è davvero molto buono. Poi sì, l'anno scorso, nel 2014, era davvero al top. Gli altri telefoni erano, per alcune cose, un po' meglio, per alcuni un po' peggio, però comunque era un top di gamma validissimo. Quest'anno invece è un ex top di gamma, però è ancora valido. Poi sì, se lo confrontiamo col G5, con l'S7, col P9, magari vediamo che il G4, essendo dell'anno scorso, è un po' sottotono magari in alcuni campi. Per esempio, ormai tutti i top di gamma hanno 4 GB di RAM e hanno lo Snapdragon 820. Qui abbiamo l'808, che gira comunque molto bene, però è leggermente inferiore all'820, e giustamente comunque, perché in un anno solare è più di un anno tecnologico, perché lì la tecnologia avanza in pochissimo tempo. Comunque, se voi cercate un telefono con un buon display, una buona fotocamera e veloce, il G4 a 280 euro è perfetto, secondo me. Poi se cercate qualcos'altro di più, magari con un'altra autonomia, è un altro conto. Però secondo me, al prezzo che viene venduto online, è davvero ottimo. Quindi adesso io passo subito a rimodare il G4 e vi farò varie recensioni. Ho già visto alcune ROM interessanti da farvi vedere, quindi restate attivi sul canale, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate e condividete. E ci vediamo al prossimo video da Mobile Phone Island. Ciao!